Piazza Sagrini a Fermo, un cordiale benvenuto amici sportivi agli eventi ormai conclusivi della stagione 2017-2018 di Master Boccette. I migliori 16 giocatori si sono affrontati al termine della stagione regolare e ha prevalso il campione italiano in carica, Daniele Ricci. Proprio lui vi mostreremo adesso in semifinale, ma prima ovviamente do benvenuto a Loris De Cesare, il consigliere nazionale, qui come di consueto al mio fianco. Ciao Loris. Ciao. Ciao. Allora, prego la regia del nostro Pietro Sollecchia di mostrarci quella che è la riedizione della finale dell'anno scorso. Cioè, il campione italiano in carica, Daniele Ricci, intanto questo che lo vedete è il tabellone che ci mostra l'andamento delle semifinali, con il primo semifinalista, Gianni Lugli, meritatamente devo dire il modenese, insieme a Daniele Ricci, è quello che ha condotto la stagione regolare con maggior regolarità, scusate il gioco di parole, 27 punti entrambi dopo 15 giornate, ed eccoli qua. Con l'arbitro, un caso di omonimia, non è parente, Sergio Ricci di Daniele Ricci, ma sarà l'arbitro dell'incontro. E Valentino Cristofori a cercare, dicevo, in questa riedizione alla finale dell'anno scorso, quella che per lui sarebbe la quinta finale del campionato di Master Goriziana, titolo che ancora gli manca nel suo importante palmarès di 12 sfide. Allora, biglie bianche per Valentino Cristofori, ma l'apertura è invece per il campione italiano. L'anno scorso finì nettamente con Daniele Ricci al termine di una stagione nella quale aveva insomma condotto le danze, anche se non era stato quello con maggiori punti, perché è stato proprio Valentino Cristofori, devo dire a dominare no, ma insomma essere il più forte al termine delle 15 giornate della stagione regolare, finì, dicevo, con un netto 3-0. Sì, l'anno scorso Cristofori si guadagnò la terza classifica con 29 punti, Ricci arrivò secondo, subito dietro, quest'anno Ricci che invece ha vinto la classifica con 27. In realtà a 27 ci è arrivato anche Gianni Lugli, ma è stato classificato al secondo posto perché nelle gare nazionali di selezione Ricci è stato più bravo e ha fatto più punti di lui. Allora, buona l'apertura di Ricci che marca 8 punti. Poi pallino che viene condotto a metà del quadrato. Tanto poi nel corso dell'incontro, magari ne parleremo nel cambio set, vi mostreremo anche come è terminata la stagione regolare, perché i protagonisti li ritroviamo qui nelle fasi finali, migliori, però c'è stata poi anche chi è stato retrocesso e chi si è giocato la pool, i play-out. E si andrà a giocare ulteriormente la pool di promozione per rimanere insieme nella massima categoria, quella dei master. Si è allargato un po' il gioco a costo di Valentino Cristofori, terza biglia su 4. Ricordiamo brevemente che ciascun giocatore ha 4 biglie a disposizione, in questo caso le quattro rosse sono per il campione italiano in carica, le bianche per l'avversario. Il pallino blu deve essere quello sul quale si gioca, si fa il gioco, cioè ad accostare le proprie biglie. Nel caso di una biglia più vicina al pallino si ottengono 2 punti, 3 se ne mettono 2, nel caso se ne pongano 3 invece non è proporzionale perché aumenta a 5. Nel caso se ne pongano tutte e 4 le proprie biglie vicine al pallino rispetto alle biglie dell'avversario, si fa quello che viene definito normalmente colore tecnicamente per il gioco del master delle boccette, e vale ben 8 punti. Eh sì, vale come un filotto, e quindi il colore rappresenta un obiettivo non indifferente, anche se con i punti doppi che si realizzano facendo un tiro indiretto questa ricerca del colore è un po', diciamo, semata come caratteristica di giocatori. Infatti noi ne abbiamo visti tantissimi in queste giornate. Qui comunque i presupposti per il colore li potrebbe ricavare solo Cristofori, che con questa giocata, come vedete, ha messo le proprie 3 boccette in prossimità del pallino. L'ultima di Ricci sconquasserà, o perlomeno tenterà di sconquassare, questo predominio. E in effetti Ricci si gioca a 2 sponde in appoggio sul pallino per abbassarlo, ma se va via liscio lascia già il colore sul liscio. Campo. Liscio, perché porta via già una delle proprie 2, la seconda più vicina. Quindi stiamo per assistere al primo colore.
Si gioca al meglio dei tre set, questa semifinale, così come tutta la fase finale, ad esclusione invece della finale, che sarà giocata al meglio dei cinque set, ai 50 punti. Attenzione, perché Cristofi sta prendendo le misure per giocare un eventuale tiro a tre sponde per mandare il pallino sul castello e fare colore e anche birilli. Tiro che, se riuscisse, farebbe già da solo mezzo primo set. C'è molto vicino a riuscirci, eh? Attenzione. Attenzione. Beh, molto vicino, sì. Marca 14. 4 punti. Il colore dovrebbe esserci. Tre, non vi sono dubbi. Otto punti, 4 del castello, 12 punti complessivi per Valentino Cristofori. Super tiro di Valentino Cristofori, che sfrutta un errore di Ricci, che per cavarsi dal colore ne prende addirittura 12. Prima bocciata per il Ravennate. Come con Minocchi, la bocciata non sta, no, viaggiando per Cristofori. Sì, l'abbiamo già visto nel quarto di finale, chi dei nostri telespettatori avesse già avuto modo di vedere questa super sfida tra il più vincente dei giocatori delle boccette italiano, che è Yuri Minocchi, ben 33 i titoli. L'ultimo, 15 giorni fa a Cervia, è diventato campione italiano di Master Goriziana. E Valentino Cristofori, con i suoi 33 anni, comunque nella sua fascia d'età tra i più vincenti, già ben 12 titoli italiani. Gli manca, come sottolineavo prima, quello di Goriziana, già 4 volte è arrivato in finale, come l'anno scorso, tante volte è sfiorato, ancora manca nel suo ottimo palmarès. Diciamo, 2 di Goriziana ha perso la finale, ma anche 2 di boccette. Cristofori ha perso 2 finali di boccette, Ancona e Fermo l'anno scorso, Ancona 2010, e 2 di Goriziana a Cervia, entrambe 3 anni fa e quest'anno. In ogni caso, è uno dei pochi ad eccellere in tutte le priorità, perché chi gioca sia boccette di Goriziana ed è nei master sono solo 3: Minocchi, Corbetta e Cristofori. Anni addietro c'era stato anche Merloni, Maurizio Zoffoli, Enrico Rosa, ma ora sono rimasti solo in 3. Quella accoppiata di cui se ne parlò anni addietro, quella che creò, che fece Merloni e poi fece anche Minocchi, ormai è una cosa che è sempre più inusuale, perché sono rimasti solo in 3 a poterla ottenere. Intanto vediamo un tiro carico di effetto, un 4 sponde. Bello, prende l'accosto Cristofori. Di questa stagione abbiamo detto un po' di tutto, io vorrei spendere una parola anche per Lorenzo Turroni, che ha sfiorato l'accesso alla partita decisiva per andare in semifinale, realizzando un ottimo risultato al suo secondo anno nei Master, ha fatto le cose in grande, è arrivato 6° nella classifica generale, e poi c'è stato anche un Marino Fabbri, che è riuscito a tenere testa ai migliori e perso solo da Yuri Minocchi. Sono 2 romagnoli che hanno, per il secondo anno, sì, diciamo che questo è l'anno in cui le prime firme, un paio tipo Corbetta e Rosa, hanno lasciato un po' a desiderare. Appunto. Corbetta poi, che qui a Fermo è sempre stato protagonista negli ultimi 3 anni, ha vinto una stagione, ha fatto la finale l'anno dopo, l'anno scorso ha perso in semifinale. Quest'anno invece solo ha rischiato decimo. Addirittura solo la decimo. Retrocessione. Sì, sì, si è giocato appunto la pulli play-out, poi è rimasto tra i master insieme a Perucchetti. Attenzione, Ricci ci presenta un tiro diretto. Bello, bello, molto. Vediamo se sono... Ne cade uno solo. Beh, comunque un buon risultato, perché l'accosto ce l'aveva già e siamo già sul 12 pari e il pallino in mano per Ricci, avere il pallino da bocciare, è manna dal cielo. 2 punti di accosto, 2 del castello. Ricci, che è l'unico a mettere su il pallino nei master con questa modalità, quello di lasciarlo correre su se stesso.
c'è la possibilità di metterlo su liberamente, e tutti gli altri, come vedete, Ricci comunque non sbaglia un colpo, No. Un altro 10 dopo lotta iniziale. Cosa nella quale manca, l'abbiamo visto già nel quarto di finale con Minocchia, invece proprio a Cristofori inaspettatamente, perché poi un campione come Cristofori eccelle in tutti i fondamentali. Accosto buono, solo leggermente largo, è andato un pochino lungo, insomma. Giro di troppo. Sì, situazioni che si sono viste in tante occasioni, proprio adesso ormai parliamo di quella partita con Minocchi, che alla fine per Cristofori è stata sicuramente conquistata con un po' di fortuna. Consegna a Ricci l'opportunità di giocare una tre sponde, tiro sostenuto di Ricci. Aveva il doppio bersaglio, colpito pieno la boccetta rossa, che però la boccetta bianca, che però non è andata nel punto desiderato, ovvero sui birilli. Presa troppo internamente, il trasponde di calcio. Adesso va a un tiro d'accosto sostenuto, però. Valentino Cristofori. Prima ha andato un pizzico lungo e anche stavolta. Uguale. Anche stavolta ha ripetuto lo stesso tipo di errore, leggermente lungo. Non è proprio un errore marchiano, un giro di troppo, però. Anche perché pone il fianco poi all'avversario a riprovare quello che non è riuscito a fare nel tiro precedente. Un invito a un tiro d'attacco, ha preso le misure e stavolta non fa il pieno, ma ci manca poco perché sono 12 punti. E Ricci che comincia a prendere il largo, 34 contro i 12. C'è da dire che, visto l'andamento della stagione regolare, Valentino Cristofori ha fatto una bella stagione, 21 punti al termine delle 15 giornate, ma Daniele Ricci ormai da 2 anni è l'uomo da battere per quanto riguarda le boccette. Dire la verità, da 3 anni, perché 3 anni fa Ricci vince la classifica e poi perse in semifinale, mentre adesso si trova per il secondo anno consecutivo a lottare per il tricolore in finale. Ora va all'attacco con un tiro diretto sul pallino. Tiro non riuscito per il realizzo. Qualcosa per Ricci di buono succede, perché rimane attaccato a sponda il pallino. Non è così facilmente attaccabile. Costringe Cristofori a giocare un attacco sulla boccetta rossa laterale. Ma è molto laterale. E poi deve anche schivare parecchie altre boccette. Comunque Cristofori andrà sicuramente all'attacco tre sponde. Ci ha presentato un bellissimo tiro d'inizio partita con quel birillo battuto su un pallino più gli 8 di colore. Ora si gioca alla tre sponde di nuovo. Stavolta l'obiettivo è alla boccetta dell'avversario, da far passare sul castello. Ecco la boccetta di Cristofori. Bene, ma sì, non troppo. Bene, punti, non benissimo. 3 punti di accosto è l'unico risultato da guadagnarsi. Solo leggermente larga la traiettoria. Alla fine sceglierai 3. Sì, le biglie sono tutte molto attaccate a sponda, le biglie dei Ricci, quindi. No, è perché c'è gioco troppo largo, non può avventurarsi in un tiro che rischia di lasciare il pallino Ricci. Di perdere pure l'accosto, certo. Lasciare il pallino Ricci è un suicidio, quindi. Questo effetti. Siamo concordi. Allora, accosto semplice, marcare 2 biglie, 3 punti, 15-34. Cercare di invertire questa tendenza negativa di questa giornata. E no. Niente da fare. Niente, ma proprio oltretutto sbagliando di parecchio. Neanche dire che non ha ancora trovato il calibro giusto, proprio. Sta tirando con la clava. È incredibile che Cristofori è un bocciatore quasi infallibile, alla stregua di Ricci.
alla Strega di Ricci invece è una giornata in cui credo stia avendo una piccola involuzione che deve comunque in qualche modo risolvere, perché con Ricci non avrà tanto tempo. No, anche perché l'avversario è decisamente in palla. Allora, costo buono, le biglie sì sono indirizzate ma non sono vicine e poi comunque sono molto lontane dal castello. Tre sponde per Cristofori. Buono, si appoggia sull'avversario e poi carambola sul pallino. Ricci che gioca l'appoggio sulla propria boccetta per togliere quella bianca e rimanere lì con le proprie due, ma prende male e prende si la gioca propria. La boccetta di vantaggio. No, poteva prendere la propria però doveva smezzarla, invece l'ha presa piena e questo non gli ha fatto gioco per togliere la boccetta bianca, che è quella che in questo momento ha il predominio sul gioco. Ora gioca in appoggio sul pallino per farlo scivolare verso la propria boccetta laterale. Questa è bella. Scivola un po' troppo lontana dalla rossa, quindi Cristofori oltre alla boccetta di vantaggio ha anche una giocata agevole, quella che va a giocare lunga corta. Striscio di calcio, c'è spazio per entrare tra il pallino e la biglia avversaria, a costo preso senza problemi. Ultima biglia per Ricci. Se la gioca a quattro sponde d'effetto Ricci, se prende dopo tre non gli fa gran che gioco, se riesce a prendere dopo quattro, beh, ha preso il punto. No, no, l'ha preso. Piccola Anzi, consolazione. Sì, due biglie in accosto, certo, era l'ultimo tiro di questo gioco, quindi ben difficilmente riuscirà a mantenerla. Sì, in effetti per Cristofio la possibilità di passare fra le due boccette rosse per fermarsi sul pallino c'è tutta, gioca anche un po' sostenuto perché gli fa gioco anche l'appoggio laterale e poi scivola sul pallino. Bravo Cristofori, secondo primo esecutivo guadagnato. Due. Ricci che perde il pallino con la boccetta di vantaggio ma mantiene ancora un buon margine di vantaggio. Adesso diventa fondamentale, seconda bocciata consecutiva per Cristofori. La terza di questo incontro di semifinale, ancora zero. Ecco la bocciata di Cristofori. E arriva il 10. È tornato Cristofori e adesso Ricci dovrà stare sicuramente un po' più attento. Fino adesso, oltretutto questa giocata perfettamente, lo vedremo al termine del replay che ci mostra la regia di Pietro Sollecchi. Perché il pallino va in accosto a sponda corta. Non perfetto, anche perché c'è spazio tra il pallino e la biglia di Ricci. Bella risposta di Cristofori. Lievemente troppo sostenuta, ma sì, un pochino era forte. Importante posizionarsi tra boccetta e pallino. Adesso può fare altrettanto Ricci. Angolo di calcio. Giocata senza problemi per il campione italiano. E di fatto va a inserirsi tra la biglia bianca di Cristofori e il pallino. Questa comincia ad essere una giocata pesante perché quella rossa sotto al pallino costringe Cristofori ad una giocata molto difficile. Cambia lato, sempre un angolo di calcio. Deve colpire in pieno il pallino, se lo smezza non lo prende. No, bravo, bravo, bravo Cristofori. Bravo.
Giocata di classe questa. Ha ritrovato fiducia insieme a quell'accosto e poi alla bocciata da 10. Ricci forza un po' il gioco, come, te, come tocca. Dovrebbe essere, in effetti. È suo. È suo. Il suo predominio non sarà facile da scalzare. Due le biglie nel costo di Ricci. Ultima biglia invece per Cristofori. È un gioco splendido questo, si è aperto con quella bellissima bocciata e poi tutto condotto sul filo dell'accosto al pallino attaccato a sponda corta. Arriva un brutto errore per Cristofori, perché consegna la possibilità di farne 5 e vorrebbe dire guadagnarci il set ball, perché sul 39 Ricci ha il colpo in canna per sì. la stoccata decisiva. Serve un 12, ma... Però per ce Ricci. L'ha nel braccio, sì, il... Sì. Il riminese, anche se per la precisione. Intanto arrivano i 5. Ricci risiede. Sì, 5. 5 punti, 3 biglie, 5 punti per Daniele Ricci. Dicevo, risiede nel riminese a Bellaria Giamarina per la precisione, professione artigiano. Eh sì, al suo terzo anno da master boccette, devo dire, già dal primo anno sta conducendo stagioni di straordinaria regolarità. Attenzione, il 12 non c'è, non c'è. Un'altra marcia 8. D'avvicinamento, 8. Non indifferente. No, 47-27. 8-10-8, il curriculum di Ricci in questo primo set. Cristofori ha risposto con una bellissima giocata in accosto da 8 punti e anche 4 di rimessa, ma poi ha sulla... coscienza, due passaggi a vuoto di bocciata, 2-0, che in questo momento pesano tantissimo, sono in effetti 20 punti di ritardo. Tre sponde di calcio, a portare via la biglia dell'avversario. Bellissima giocata. Anche se pare rinfrancato Cristofori, sta giocando bene. Rincorre, certo, 20 punti sono tanti, l'avversario può chiudere questo primo set in qualunque momento. Vediamo un tiro d'effetto a quattro sponde di Valentino Cristofori. Qui si gioca una patata bollente Cristofori, perché deve assolutamente prendere il punto. Bravo, bravo. Ben giocato. Anche se si potrebbe provare ad attaccare quella bianca. Ah, Ricci con la boccia di ritardo secondo me non va a punto. Anche perché con un birillo solo, un solo birillo, vince il set. Ci prova. Ci prova, braccio alto. Il birillo può fare quasi esclusivamente solo col pallino. Sostenutissimo. Il pallino può andare sul castello, eh. Eccolo qua. E arriva la chiusura del primo set. Eccolo qua. 4 punti, 51-27. Giocatore coraggioso, il riminese, il campione italiano, ma devo dire anche sicuro dei propri mezzi, non sbaglia su nessuno dei fondamentali, fortissimo nell'accosto, fortissimo in bocciata e anche in rimessa, l'abbiamo appena visto, con un pizzico di coraggio. Ma lo spazio era davvero molto stretto, non ha preso la biglia di Cristofori, ma ha preso il pallino che comunque ha lavorato per lui. Sì, rinfrancato direi nel fondamentale Valentino Cristofori, fa il secondo 10 consecutivo, no, fa soltanto il solletico all'ultima, apre comunque con un 8 e dopo il 10 di prima significativo insomma averlo ritrovato, anche perché sì. Se no significa lasciare strada senza minimamente opporsi a Ricci, che gode già dei favori del pronostico e anche un po' della cabala, perché Cristofori con Ricci l'anno scorso ha perso 3-7-0, l'aveva sopravanzato nella regular season, ma in finale non c'è stata molta storia.
e questo primo set ha avuto la stessa falsariga. Cristofori è cresciuto verso la fine, era un po' tardi per rimettere in discussione l'incontro, ma adesso deve, come gli è successo con Minocchi, recuperare l'incontro vincendo questo set e poi rinviare tutto alla terza. Sta giocando molto d'effetto Valentino Cristofori, cosa che avevamo già visto nella semifinale tra Lugli e Naderi. Sì, due specialisti per l'effetto, mentre Cristofori come specialista possiamo dirgli più per la bocciata. Sì, stavo notando che per la prima volta gli vedo giocare così tanti tiri a effetto a Ravennate. E dipende anche un po' dalle circostanze del gioco, dalle opportunità, e forse serve anche un po' per granchire le dita, visto che in bocciata non è proprio in un momento eccezionale, anche se negli ultimi due ha rimesso 10-8, a posto sì. Le cose. Adesso forse discreto, è nelle condizioni un po' migliori, nel senso che non ha più niente da perdere, dovrebbe giocare un po' più in scioltezza, visto e considerato che si trova di fronte al campione in carica, ha riacquistato un po' di sicurezza nella bocciata, deve solo avere continuità e poi deve anche sperare che Ricci commetta qualche errore di bocciata, perché se sarà infallibile come lo è stato nel primo set sarà veramente dura a tenergli testa. Adesso arriva l'errore. Ricci sbaglia qualcosina anche in accosto. Perde la bocciata, la boccia di vantaggio. Può riconquistarla con questa giocata. Mette in discussione il pallino, ma non più di tanto. Un pizzico forte. Arriva anche l'ultima biglia per Cristofori. Qui devo prenderlo assolutamente per staccare un po' Ricci. Attraverso i punti di accosto ne può far tre e poi giocare la bocciata. Gioca di precisione, quindi si accontenterebbe dell'accosto semplice. L'errore può arrivare se tocca nella prima rossa e alla fine gli va bene, ma non troppo. No, non il gli punto va è bene. Del rosso. Non gli va bene per niente. Non gli va bene, nel senso che è riuscito a passare da quella rossa pur toccandola, ma poi la forza non era quella giusta. E non ci voleva proprio per la Ravennate. Questo errore. Allora, pone la biglia al di là della mezzeria, il campione italiano. Una macchina. È una macchina, sono 6 punti, ma comunque non scende sotto questo livello. Intanto impatta il set, il secondo set. Sarà vivace anche questo gioco con il pallino molto alto, molto vicino al castello. Tre sponde di Cristofori. Ricci predilige un gioco un po' più arioso rispetto a Cristofori, che invece si trova molto su agio nel pallino attaccato a sponda bassa. Non è che Ricci non sia in grado di contrastare la sponda bassa, però da quello che l'abbiamo visto. Angolo di calcio, ben giocato, molto ben giocato. Sì, stiamo assistendo all'apoteosi di un giocatore molto saldo e consapevole della propria forza. È un Valentino Cristofori che mi sembra ritrovato, però poi commette errori come nella chiusura precedente. Però una buona continuità in questo momento, sì, una costa che è imbocciata. Ah sì, mancato l'ultimo costo, ma non era dei più agevoli. No, questo no. Non era un tiro semplice, non hai sbagliato una cosa semplice. Va solo leggermente lungo, ma di poco Ricci. Biglia di vantaggio per Cristofori. Possibilità di giocare a due sponde, gli fa gioco anche il pallino, in effetti gioca con una certa forza per togliere la rossa o spostare il pallino, ma qui va largo, ancora un errore, commette una grossa ingenuità. Cristofori aveva il doppio gioco, sì,
E a questo invece punto è rimasto largo. Può consegnare il secondo costo consecutivo a Ricci, qui si deve inventare veramente qualcosa di straordinario, Ravennate. Si sta complicando la situazione. Alquanto. Certo, è frutto anche del fatto che l'altro giocatore è pazzescamente quadrato, Ricci, sbaglia quasi nulla. Stavolta è più stretto sicuro. Ah sì, ha preso le misure dopo il primo errore. Però troppo. Beh, non si è fermato bene perché ha preso appieno quella boccetta rossa. Se l'avesse smezzata sarebbe stato sicuramente messo peggio. Adesso per Ricci guadagnarsi l'accosto diventa comunque difficile. Può giocare una o due sponde per abbassare il pallino oppure cercare la tre sponde per alzare la bianca. Ecco, questa è la soluzione. In questo modo si può abbassare il pallino e prendere il punto con la boccetta propria più bassa. Credo che sia la soluzione migliore. Ci sono gli spazi per entrare con una o due sponde. Gioca a braccio alto. Tiro sostenuto, quindi. Non tantissimo, non un po' più del normale. Anche troppo, ma alla fine bravo. Va proprio nel punto giusto. Bravo, bravo. Non era semplice. Tre punti addirittura. Addirittura tre, addirittura due biglie. Bravo Ricci. No, vabbè, ci vuole anche coraggio perché il passaggio era davvero molto stretto. Rivediamo il replay. Riuscire a passare perfetta. Perfettamente tra la biglia dell'avversario a destra e la propria a sinistra. No, devo dire, veramente giocatore consapevole della propria forza. Ah, forse arriva il primo errore, senza il forse, zero. Non che prende sorpresa. Il largo. Una sorpresa. Sì. Non prende il largo, Ricci. Pallino sempre al centro del quadrato inferiore. Giocata tre sponde lunghe gittate di Ricci, l'appoggio sul pallino può rappresentare l'obiettivo anche toccando la boccetta dell'avversario, invece entra corta. Troppo pieno sulla boccetta dell'avversario e se ne va un'altra boccetta insignificante per Ricci. Ora dovrà correre ai ripari con una due sponde e lasciare però intanto due biglie di vantaggio a Cristofore. Bravo, bravo, bravo davvero. Sembra che l'abbia messa a mano, gli è attaccato a pallino. Beh, nessun dubbio che non abbia usato una stecca comunque. Sì, grazie per la battuta, Loris. I telespettatori avranno capito perfettamente invece a cosa mi riferivo. Sì, sì, ma no, ma non volevo assolutamente. Ha fatto la battuta, verrebbe da dire. Ti perdono. Grazie. D'altronde le boccette è la caratteristica principale che le distingue dalla stecca, pur avendo lo stesso strumento di gioco, è proprio quella di dover giocare solo ed esclusivamente con le mani. Attenzione, la mano invece di Cristofore non va. Errore di Cristofore, addirittura due biglie adesso, in accosto di Ricci. Adesso non si deve avventurare in un tiro ad effetto come ha fatto stavolta. Se non lo va a colpire, aveva commesso un errorino consegnandogli una biglia a Cristofori, poi rimediata con un bellissimo accosto. Adesso deve giocare una due sponde, prendere assolutamente sto punto perché diversamente le cose possono complicarsi. Ma ancora difficile. Non c'è, ancora momento non c'è, difficile. Perché c'è ancora una biglia. E quindi dal vantaggio che avevo, adesso invece è decisamente Ricci in pole position per prendersi l'accosto. A meno che non si inventi qualcosa di pazzesco qua, ma gioco molto largo. Ha sbagliato due boccette. Se stessimo giocando attaccati a sponda si può tentare un accosto e fare, insomma,
una cosa che Cristofori ha decisamente nel braccio, ma così, con un gioco così largo, sarà ben difficile riuscire a mantenerlo, avendo una boccetta di svantaggio. E difatti, non lo convince. È un momento delicato di questo secondo set, sotto 1-0 dopo aver perso il primo a 51-27. Due sponde, angolo di calcio. L'ha giocata bene, e va a inserirsi proprio tra l'avversario e il pallino. Attenzione, perché Ricci può giocare la tre sponde per il realizzo e la costa. E sì, deve schivare parecchie boccette, però. Parecchie, deve schivare parecchie, però ce l'ha nel braccio il campione italiano. Sì. Deve passare fra le due boccette laterali, le due bianche, e poi come alzi il pallino o la boccetta dovrebbe fare gioco. Perché se questo viene è un colpo da KO psicologico per Cristofori. Prende di prima passata, sbaglia tutto e consegna a Cristofori un pallino gratuito. Già. Fatale per Ricci quella sbracciata, un pelino accentuata. Si è fatto ingolosire, come si dice. Beh, d'altronde non era un'occasione da buttare al vento, ma da tentare. Allora, ci siamo? Sì, ci siamo. Adesso Cristofori c'è. Adesso Cristofori c'è lo strike. No, passa leggermente largo, 10 punti. Potrebbe essere una svolta dell'incontro, perché Ricci non aveva ancora sbagliato una bocciata, invece il secondo tiro è andato a vuoto. Diciamo che non aveva neanche sbagliato granché a punto, invece non ha preso il punto. Cristofori non aveva mai fatto un birillo di bocciata, ha fatto nelle ultime quattro bocciate, sempre birilli. Tanto splendido accosto da parte del campione italiano. Il pubblico presente qui a Piazza Sagrini, questa piazza coperta, questa zona commerciale poco fuori dal centro storico, sfiora il castello. Non mi piace per niente Cristofori, in effetti ne ha sbagliate troppe. Ne ha sbagliate troppe. Dei tiri a effetto, dici? Sì, vabbè, certo, sto parlando di ciò. Diciamo che ha sbagliato anche parecchie bocciate, però adesso in bocciata è ritornato il Cristofori assoluto che conosciamo, mentre in accosto, con questi errori ad effetto, nei tiri ad effetto, non sicuramente realizza il dovuto. Adesso presumibilmente dovrà riprovarci, perché la soluzione ideale è giocare per alzare quel pallino. Ci prova con la tre sponde, evidentemente ha visto che nell'effetto non gli riesce meglio la giocata, gioca sulla tre sponde, sulla boccetta, bravo. E infatti l'ha giocata benissimo. Due biglie di vantaggio per Ricci, che invece ci dà ad effetto pure lui quattro sponde, come tocca pallino e boccetta fa un affarone. Bravissimo Ricci. E in effetti il pubblico... Applausi del pubblico, riconosce la bellezza di questo tiro a effetto del campione italiano. Una boccia di vantaggio, anche se questa volta non deve più avventurarsi come comprensibilmente ha fatto prima. Ultima di Cristofori, una tre sponde. Non benissimo. No, qui. Non benissimo per niente, anche perché lascia l'accosto a Ricci, ha finito le biglie, l'avversario ne ha due.
Quindi ha già l'accosto e a questo punto può attaccare, ci prova con la biglia alta di Cristofori. Può far gioco anche portarla sul castello, prende pieno. No, l'ha giocata decisamente male questa. Può giocare l'ultima a tre sponde però, attenzione, Ricci ce le ha queste giocate. Sì, sì, tranquillo dal suo accosto. Braccio alto, tiro un abbastanza po' troppo sostenuto. Forte, se passa liscio poteva scendere con la propria, comunque no, due punti Ricci, 13. Due punti si riguadagna, l'accosto pure, boccia per il ricongiungimento, addirittura può fare il sorpasso, gliene servono appena 7 per agganciare Cristofo. Il filotto vale 8 e quindi viene da 1-0, ma anche se non mi sembra tipo da farsi condizionare. Eh sì, da avere conseguenze psicologiche. No, direi di no. No, direi proprio stavolta di no. Arriva il primo 12 per Ricci. No, 10, si è incandelato. 12 arriverà col tempo. È stato solo un passaggio a vuoto, breve. 23. E qui si decide il set, perché ora il pallino in mezzo al castello per tutti e due, una situazione da governare al meglio. Sì, siamo a metà del secondo set che si conclude ai 50 punti, si gioca al meglio dei tre. 1-0 da campione italiano Ricci su Cristofori, che prudentemente si tiene lontano dal pallino. Sì, ma lascia la possibilità a Ricci di entrare con la tre sponde. Ricci può giocare a costo lievemente sostenuto per fare andare il primo sul castello. Non lo fa, no, gioca solo fa per la costa. Come vedete, con la forza che serviva avrebbe fatto tanti punti, e invece così è sotto tiro. Però Cristofori, sì, non deve sbagliare nulla, se tocca nella prima boccetta sua perde la boccetta di vantaggio e non fa neanche i birilli. Se prende di tre sponde può fare il 16, ma comunque difficilmente prenderà il punto. Diciamo che la situazione non pende alla sua parte, è sotto di un set, leggero svantaggio, ma è svantaggio. E qui deve giocare al meglio, qui si gioca il set Cristofori. Sta prendendo le misure, giocherà una tre sponde, il pericolo per lui è che tocchi nella propria boccetta bassa. Succede proprio così. Allora, vabbè, biglia adesso, di vantaggio Ricci. Adesso ha un gioco un po' più libero per prendere sotto calcio, però ha anche una boccetta in meno. Può ancora fare tanti punti. Deve fare tanti punti. Vediamo se ha preso le misure dal primo tiro, ci riprova col secondo. Sicuramente, come dici tu, più sgombro il campo senza la propria biglia da impattare. Tiro importante. Importantissimo. Niente da fare, ma dirà anche stavolta. Visto il punto determinante è stato quella boccetta di Ricci che ha consegnato a Cristofo la possibilità di giocarsi tiro di rimessa. Sì, gli ha fatto venire voglia, ma due, e adesso con l'ultimo può fare qualsiasi cosa, ma difficilmente potrà cavarsela con l'accosto dell'avversario che ha due biglie. No, ma non solo. Una oltretutto a quella biglia bianca di Cristofori proprio sopra, appena lato del castello, che è molto molto invitante. Quindi. E poi bisogna vedere come va a finire questo tiro. Sì, intanto qui può fare anche 12 punti Cristofori con il sottocalcio. 16 addirittura. Ne fa tanti. Ne fa addirittura 16. Non si prende l'accosto. I primi 16 punti di rimessa di questo secondo set consegnano un buon vantaggio a Cristofori, ma non è detto che basti. Perché no, Ricci, anche perché l'avversario adesso può replicare due biglie. No, ma subito a due sponde se la fa passare sul castello, è il tiro della partita. Ci siamo molto vicini. Bravissimo Ricci, addirittura solo il rosso. No, 12. 12 punti. 12 punti, bella risposta da Ricci. Si accende il secondo set, siamo ormai nelle fasi finali. 36 punti Cristofori, 35 Ricci, ma ancora una biglia. Se faceva solo il rosso era in odore di partita. Adesso dovrebbe farne 3 per bocciare a 38, oppure fare un birillo
a due sponde con la boccetta bianca alta. Ci prova Ricci? Lunga, corta? No, è corta. Non potrà chiudere, sul 37 non basta neanche il 12. Allora, due punti da Costa Ricci, bello questa giocata, solo che a Cristoforo ce ne sono volute tre di biglie prima di cavar fuori 16 punti del filotto. Se non gli veniva quello l'incontro era andato, così ovviamente invece è ancora in partita, ma bisognerà vedere adesso quanto boccia Ricci, si è ripreso subito e non sbaglia, è una macchina da guerra il campione italiano che fa 10 punti, 47. Pazzesco, un solo giro vuoto e tutto il resto, insomma, massimi regimi. Senza quel giro vuoto saremmo già a parlare, sì, parleremo già della finale. Finale. Adesso col pallino lì sotto, Cristofori va all'accosto, si affida al padre Temma, perché Ricci con un birillo chiude e se va di fianco. Non credo che Ricci stia ad aspettare le calende greche. È abbastanza lontano, potrebbe Ricci anche optare per un accosto, ma non deve posizionarsi infilato perché Cristofori con un 16 chiude. No, l'ha giocata benissimo. Sì, ormai gioca quasi in suplesse. Una vera macchina da guerra, Ricci. Attenzione perché Cristofori va all'attacco comunque. Ah beh, cioè, beh, diciamo che siamo ai tiri quasi della disperazione, può ancora vincerlo questo set, però alzando con la boccetta rossa una possibilità in più per Cristofori, può arrivare qualora si trovasse alle strette. Intanto Ricci, avendo 47 punti, si affida ancora alla giocata in accosto. Attenzione perché qui una piccola sbavatura di Ricci, rimane laterale. Va a prendersi l'accosto, ma è rimasto molto corto. E Cristofori potrebbe optare anche solo per l'accosto, perché con l'accosto da 5 punti boccerebbe sul 41, da 8 addirittura sul 44. E in effetti Cristofori gioca la due sponde in appoggio sulla rossa, che errore di Cristofori. Ma se ha preso il punto ha già fatto un affarone. Ha fatto un affarone prendere il punto perché aveva sbagliato tutto. L'ultima di Ricci. Un birillo gli basta per chiudere. Cristofori, se prende l'accosto, boccia comunque lui per il set, perché può bocciare a 39, se ne fa o 38, se ne fa 5 addirittura boccia a 41. Il 10 è sicuramente un risultato da ottenere, che si può ottenere. Il 12 è un po' più complicato, non ne abbiamo visti tanti dolci, tanto di 12. Tanto Ricci prova il colpo vincente, gli serve un birillo. Palla per il match da parte del campione italiano, tre sponde. Eccolo il birillo. E c'è, 4, 51 a 36. Onore e merito al campione italiano che, beh, non ha asfaltato, ma quasi. Allora l'anno scorso la finale fu 3-0, qui siamo in semifinale, si gioca al meglio dei tre, quindi 51-27, 51-37, con Valentino Cristofori che nel secondo set ha ritrovato perlomeno la bocciata. Ma contro questo giocatore, che viene inquadrato dalla regia, dal nostro Pietro Sollecchia, davvero sembra che non ci sia nulla da fare. Eccolo qua il tiro, il bellissimo tiro conclusivo, a grande coraggio, ma proprio perché è consapevole della propria forza fisica. Ricci. Sarà una bella finale con l'inedito primo finalista del campionato italiano per lui, Gianni Lugli, contro il campione italiano. Non dovrete aspettare molto per vedere questo tra breve, sempre qui, da fermo, dopo la pubblicità.